Salve gente, sono Jack di Catena Pisa, siamo su Fallout 4 della Beta Survival. Stiamo andando al mare splendente, come dai nostri piani, e abbiamo trovato in questo punto. Allora, per prima cosa, siamo partiti dal Vault 81, dove c'è un buon letto all'esterno, e siamo arrivati qui, in cui più o meno, in questo punto, qui un po' a nord, si può dormire, c'è un letto. Come seconda postazione, abbiamo raggiunto questa zona, in cui anche qui abbiamo trovato un letto. Dopo che i figli dell'atomo hanno combattuto contro qualcosa, ma io ancora non ho capito cosa e non mi interessa scoprirlo, e adesso finalmente ci avventureremo all'interno del mare splendente. Eccolo là, che risplende di notte. Sembra un'aurora boreale. Oh, ecco. È iniziato. Dobbiamo tenere la tuta azimat, altrimenti sarebbe un po' problematica la cosa. Però facciamo qualche esperimento, vediamo con la semplice tuta del Volt come va. Vediamo un po'. Radiazioni 2. Ottimo. Beh, allora non abbiamo bisogno della tuta azimat, almeno non adesso. Possiamo piuttosto. Beh, già se avessi avuto una maschera sarebbe andato meglio. Sfortunatamente io tutte le volte che sono venuto qui ho utilizzato un'armatura atomica, perché ci sono arrivato veramente verso la fine del gioco, dopo aver esplorato praticamente tutto il mondo, senza prima di completare comunque le missioni che veramente mi spingevano ad andare qui. Però ero veramente avanti, ormai avevo l'armatura completata, tutta fatta al massimo praticamente. Vabbè, comunque, quello che volevo fare a questo punto, no, è utilizzare un Rad X. Lo impostiamo anzi tra i preferiti qua sopra. Ecco qua. Va bene. Ok, così le radiazioni scendono ad uno. Non è male. Almeno abbiamo una difesa migliore. Forse a questo punto sarei potuto venire con l'armatura atomica, però non ho molti nuclei di fusione. Wow, non me la ricordavo così scura. Sembra di essere su Fallout 3. Allora, dobbiamo semplicemente raggiungere il punto là alla fine. Nemici vicini, tra l'altro qua ci sono in genere gli scorpioni che potrebbero apparire da un momento all'altro. Allora, sono disidratato, mi pare. Ok, altri problemi? No. No. Bene. Mamma mia. Le mosche sono terribili, evitiamole. Succhia sangue, tutti gli insetti intorno, maledizione. Sono i nemici peggiori perché, soprattutto se a livello alto, non sono facili da beccare. Là c'è un bel Deathclaw. Quasi quasi preferisco combattere un Deathclaw, ma forse me ne pentirò solo di averlo detto. Allora. Sono piuttosto sicuro che qui non troveremo dei letti. Ah, questa l'abbiamo trovata. Questa è la caverna di cui parlavo. Questa caverna è quella dove all'interno dovrebbero trovarsi forse un predone con la sua armatura atomica. Un predone morto. Vediamo se qui le radiazioni scompaiono. No, sfortunatamente no. Inoltre aumentano. Ok. Indossiamo la tuta azimat qui. Questo è un problema perché finché si prendono radiazioni non si può dormire. Tra l'altro non ricordo se qui c'erano dei nemici. Spero proprio di no, però. Mamma mia. Allora, controlliamo un attimo questo posto nella mappa. Eccoci qua. Eravamo tipo qui, siamo arrivati qua.
abbiamo l'atomo. Quelli dell'atomo, come hanno fatto, come fanno a sopravvivere in quel punto, lo sanno solo loro. Andiamo sempre con calma. No, ok. Non era questa, diciamo la caverna, è un'altra. È un'altra, come sospettavo, sfortunatamente. Allora, c'è qualcosa qui vicino. Scorpioni. E non gli faccio nulla, dovrò utilizzare i colpi critici. Riequipaggiamoci tutta del Volt. Ok. Un bel critico. Sì, ma il fatto è che se non è solo, sono cazzi. Proviamo a salire qua sopra. Effetto esaurito del Radix, però. Voglio usare un'altra droga. Cazzo, cazzo sta per vedermi. Non posso esitare. Ok. Spero fosse l'unico. Ma non credo, sinceramente. Sì. Sì, sembra che camminando in questa direzione. Allora, qua dentro si entra in un dungeon. Spero ci siano dei letti. Ci sono dei ghoul, questo me lo ricordo. E forse addirittura un Deathclaw si trova a un certo punto. Ma spero di trovare un letto. Voglio un letto, un dannato letto. Un dannato letto dobbiamo trovare. Non credo di poterlo Ardua. A forzare. livello 17 potrò sbloccare quel perk. Va bene, va bene. Alla ricerca del. No! No, non è questo il dungeon. A vero era un altro. Era una specie di metropolitana. Va bene. Ok, dobbiamo andare di nuovo all'esterno. Ah, ragazzi, ho un po' di brividi. Ok. Niente, continuiamo per la nostra strada. Forse avrei dovuto prima controllare negli altri miei dati dove si trovano i punti magari interessanti. Sfortunatamente non l'ho fatto. E in questa modalità i punti di interesse compaiono solo quando sono estremamente vicini a noi. Questo è un'altra difficoltà, insomma. Allora, continuiamo di qua. Dobbiamo stare calmissimi. Sotto questi ponti, tra l'altro, c'era una parte in cui era pieno di mosche mutanti attaccate, appoggiate come fossero dei pipistrelli. Allora, io cerco di guardarmi intorno, sperando di trovare magari qualcosa di familiare, ma non trovo nulla che mi ricordi un letto, o una zona con un letto. Allora, vediamo da questa parte cosa c'è. Sì, mi pare fosse qui. Mi pare che forse. Fabbrica crollata. No, no, qui c'erano tantissimi ghoul. No, questa è l'acqua. No, mi sa che qui non troverò un letto. Non mi ricordo, meglio evitare e stare tranquilli.
Allora, è il momento di usare un Radaway. Cazzo, mi sento stanco dall'azione. Allora, vediamo altri bisogni. Fame. Fame e disidratazione. Ok. Facciamo una bacca. Bocconcino. E questo qua. Va bene. Sistema immunitario indebolito. Maledizione. Non ho mai usato un Radaway. In questa modalità, ovviamente. Lì mi pare che forse ci fosse un letto, ma sono abbastanza sicuro che non posso dormire. Inoltre si trovano dei scorpioni radioattivi. Evitiamo, evitiamo. Andiamo da questa parte. Proviamo ad entrare qua dentro. Questo mi pare che si ricollegava forse con l'altra fabbrica. Forse sì. Eh sì, ma no. No, qui non troverò nessun letto, troverò solo la morte. Oh 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 oh. Andiamo. Cazzo, adesso compare. Dai, dai, dai. Eccolo, è di qua. No, che cazzo? No, ho sbagliato. Due sono. No, 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 no. Questo mi ammazza con un colpo. Volto. Ok. L'altro si è buggato, ce n'è un altro intorno. L'altro si è buggato. No, no. Cazzo, sono morto. Spara, 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 spara. No! Avrei dovuto usare il critico. Porca troia. Dovevo usare il critico. Ok. Questo è il nostro primo tentativo, ragazzi. È fallito. Però ci siamo spinti, direi, abbastanza avanti. Siamo stati bravi. Ci vediamo nel prossimo video in cui andremo con il prossimo tentativo. Mamma mia.